Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di cronaca nella mattinata di oggi. Operazione Easy Money che ha portato all'arresto di 13 persone con l'accusa di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Riscuotevano ogni giorno negli uffici postali di Chieti migliaia di euro con singole operazioni al di sotto della soglia del controllo antiriciclaggio, ma i carabinieri se ne sono accorti. Nel frattempo ad Ascoli Piceno i finanzieri si sono insospettiti di una sede aziendale ubicata in un condominio reso inagibile dal recente terremoto. Indagini lunghe partite addirittura nel 2019 che hanno portato nella mattinata di oggi all'arresto di 13 persone, oltre al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro. I provvedimenti dell'operazione Easy Money sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, al riciclaggio e autoriciclaggio nei confronti di due società site a Monticchio in provincia di Reggio Emilia e l'altra a Giulianova. Le indagini coordinate dai finanzieri di Ascoli e dei carabinieri di Chieti e Pescara hanno permesso di individuare il sodalizio criminoso che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici in nero e che, tramite una simulata copertura documentale e contabile, venivano convertiti in rottami legittimamente acquisiti da cosiddette teste di legno. Ovviamente noi qui abbiamo acquisito importantissimi elementi di prova documentali e anche prove classiche, sommare informazioni e quant'altro. Ovviamente questi elementi che noi riteniamo importanti devono poi essere coonestati dall'impatto dialettico, dal confronto dialettico con le difese, ma siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un buon lavoro. Ecco, io ritengo che abbiamo acquisito importanti elementi di prova. Chieti c'entra perché a Chieti era praticamente la manodopera, se permettetemi di chiamarla così, di questa società fantasmi, il centro nevralgico, che praticamente provvedeva al riciclaggio del denaro e alle fatture false, non solo, metteva a disposizione anche il servizio materiale di trasporto del denaro contante che veniva reperito presso gli uffici postali e drenato dai conti correnti delle società cartiere, servizio di recapito alle società di Montecchio e alle società di Giulianova. Quindi è qui che c'è il centro nevralgico sostanzialmente, è qui che si sono verificati i primi reati più gravi e quindi la competenza, ecco qui, che ha ritenuto anche il GIP che ha adottato la misura. Sono stati arrestati a Gorizia due cittadini di nazionalità bulgara che a Pescara avevano rapito una ragazza loro connazionale che desiderava uscire dal giro della prostituzione. Vediamo. Avevano rapinato una giovane donna costretta a prostituirsi a Pescara per riportarla in Bulgaria. Per questo motivo sono finiti in manette due cittadini bulgari di 43 e 35 anni con l'accusa di sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione. I due, che avevano caricato di forza la ragazza 21enne, sono stati fermati dalla polizia di Gorizia al casello della A34. L'allarme alla polizia di Pescara è scattato grazie ad una segnalazione di un'amica che nella giornata di domenica aveva ricevuto un messaggio di aiuto dalla vittima. Ci racconta di un sequestro di persona sventato, tecnicamente consumatosi, perché la ragazza è stata caricata con forza su un furgone e ha viaggiato diversi chilometri. Per fortuna siamo intervenuti come Polizia di Stato, perché è stato uno sforzo, dicevo prima, corale, con l'apporto determinante della Procura della Repubblica di Pescara. Siamo intervenuti prima che la ragazza venisse portata oltre confine, quindi verso un destino che dai contorni assolutamente incerti. È una ragazza che era qui da più tempo, quindi che parlava l'italiano, cosa non, che fa la differenza non da poco, con cui la vittima aveva legato in questi pochi giorni sulla strada a Pescara e che appena ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro e ha percepito la gravità della situazione, non ha esitato a contattare i poliziotti tramite 113 e venire in questura e essere anche collaborativa nell'intrattenere una chat telefonica, per quanto saltuaria, perché i messaggi arrivavano uno ogni tanto, con la vittima del sequestro. A causa dello sciopero degli avvocati proclamato in tutta Italia dalle Camere penali, salta l'udienza programmata per oggi del processo Rigopiano. Tanta amarezza per i familiari delle vittime a causa dell'allungamento dei tempi.
Oggi ci sarebbe dovuta essere l'udienza del 25 giugno, sarebbe dovuta essere una data importante e invece questo sciopero degli avvocati dell'Unione delle Camere Penali vi riporta ancora a combattere, al dolore e a non avere nulla in mano ancora. E purtroppo è proprio così. E poi c'è una combinazione strana che, guarda caso, proprio oggi devono fare questo sciopero delle Camere Penali che già precedentemente è accaduto, quindi ci insospettisce un po' questo rallentamento, questa perdita di tempo, insomma ci infastidisce tantissimo. Che cosa vi aspettavate dall'udienza di oggi? Che almeno cerchiamo di chiudere la prima fase, perché non ancora riusciamo a chiudere la prima fase, cioè si è perso 4 anni e mezzo quasi e non si riesce a sapere, diciamo, niente di concreto ad oggi. Si fa l'appello, si perde tempo e poi c'è chi dà il rinvio al giudice e ce ne andiamo a casa senza aver concluso nulla, insomma, ecco. Una vostra delegazione anche all'interno, che cosa chiederà al giudice quando uscirà dall'aula per il rito di rinvio? Sicuramente in un modo tranquillo chiederanno che si accelerino i tempi, vengono accelerati, perché non è giusto che noi veniamo presi proprio a pesci in faccia, quasi posso dire, presi in giro, perché la giustizia dovrebbe essere al servizio del cittadino, invece qua sembra che sia al servizio di qualche potere. Cambiamo ora argomento. Nel PNRR presentato alla Commissione europea, oltre 60 milioni dei fondi del recovery saranno destinati alla realizzazione della zona economica abruzzese in un'ottica di rilancio economico e infrastrutturale del paese. Il servizio di Giuseppe Dintino. Quasi 63 milioni di euro per la zona economica speciale abruzzese. Inizia a delinearsi in che modo verrà ripartito tra le varie regioni italiane il cospicuo bottino da oltre 190 miliardi del Recovery Plan. Tra le priorità stilate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato definitivamente alla Commissione europea il 30 aprile scorso, c'è la realizzazione della ZES, il corridoio per gli scambi commerciali tra est e ovest, in cui l'Abruzzo, per questioni geografiche, è attore protagonista. Complessivamente dei fondi europei destinati all'Italia, 62,9 milioni saranno destinati alla zona economica speciale. Di questi, 19 milioni e 800 mila euro verranno investiti sul porto di Ortona, altri 8 milioni e 650 mila euro invece andranno a Vasto, dove verranno utilizzati per l'estensione delle banchine del porto e per collegare questo alla strada statale 16. Per il governo questa è senz'altro un'occasione di rilancio economico e infrastrutturale, e le infrastrutture non saranno solo quelle della costa. Un'importante somma andrà da Tessa, 24 milioni e 450 mila euro potenzieranno la linea ferroviaria regionale e della logistica dedicata al trasporto merci. Altri 10 milioni andranno all'area industriale di Manoppello, dove si trova l'interporto, per il potenziamento della rete logistica abruzzese. Questo è il quadro delle risorse europee destinate alla ZES, ma nel PNRR dovrebbero esserci ulteriori investimenti in Abruzzo. Tutti insieme contro Nico Romito, un appello alla Regione Abruzzo da parte delle principali associazioni datoriali e sindacali attive sul territorio regionale affinché venga immediatamente bloccata la proposta di legge attraverso la quale si punta a fornire un contributo finanziario di 1,5 milioni di euro al progetto Campus Ricerca e Alta Formazione del noto chef Nico Romito, prelevando le risorse dai fondi del microcredito FSE. Gli esponenti delle associazioni datoriali e sindacali bollano come incomprensibile e iniqua la scelta di attingere un importo di tale rilievo dai fondi destinati al microcredito, sottraendo preziose risorse da un plafond finanziario che dovrebbe servire per supportare le tante piccole e medie imprese abruzzesi in difficoltà. E andiamo avanti con il TG. Inaugurata questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo la nuova sede del 118, 1000 metri quadrati appena ristrutturati, situati nel terzo lotto del nosocomio teramano, dove lavoreranno oltre 200 operatori del soccorso. Potenziata anche la sede del centro trasfusionale. Il servizio di Tania Bonici Castelli.
300 chiamate di soccorso al giorno, 35.000 missioni l'anno e 220 operatori. È il 118 dell'ospedale Mazzini di Teramo, al quale l'ASL riserva da oggi una nuova sede di 1.000 metri quadrati nel terzo lotto del nosocomio teramano. Abbiamo centralizzato tutto, tutte le cose che facevamo, sparse per il territorio. Basti pensare ai corsi di formazione sulla defibrillazione precoce o anche i corsi avanzati. Negli spazi nuovi abbiamo duali formativi che saranno a disposizione dell'azienda stessa e di conseguenza abbiamo riniziato a tamburo battente la formazione qui, ma pensata soprattutto in ottica delle maxi emergenze. Quanto personale lavora al 118 di Teramo? Personale dedicato, abbiamo 24 infermieri, compresa la centrale operativa trasporti, e poi 10 medici e 12 autisti. I lavori della nuova sede del 118 sono iniziati a dicembre scorso e sono costati circa 900.000 euro. Soddisfatto del risultato, il manager dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Una novità che porterà quali vantaggi? Innanzitutto porta vantaggi agli operatori che vengono allocati in una struttura idonea e che è più confacente all'attività che devono svolgere. Adesso hanno una struttura altamente idonea, attrezzata, con spazi adeguati dove vengono rispettate tutte le distanze, e inoltre va verso quel senso di nuova innovazione che si vuole dare all'azienda di Teramo. E nell'ottica dell'innovazione al Mazzini di Teramo è stata completata e potenziata anche la sede del centro trasfusionale. È un centro all'avanguardia sia dal punto di vista diagnostico che organizzativo, è uno dei modelli portati ad esempio perché in uno spazio anche ristretto siamo riusciti a realizzare uno dei migliori laboratori di virologia europei per le attrezzature soprattutto e per il personale qualificato che ha detto. Abbiamo aperto anche un laboratorio dedicato alla diagnostica Covid e siamo riusciti a monitorare l'andamento della diffusione del Covid sia a livello ospedaliero della nostra ASL ma anche sul territorio, e quindi a bloccare immediatamente eventuali focolai o comunque essere sempre attenti ai segnali di allarme che sono provenuti in questo periodo. Ieri visita del Ministro della Cultura Dario Franceschini ad Aielli, il piccolo centro marsicano noto per i suoi murales. L'occasione è stata l'inaugurazione della nuova opera, la riproduzione della Divina Commedia per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Vediamo il servizio. Perché siamo qui? Siamo qui per inaugurare, ormai lo sapete, l'ultima opera, la Divina Commedia, che sarà leggibile sulla parete del nostro borgo. Perché l'abbiamo pensato di scriverla? Perché nel 2018 abbiamo capito con Fontamara che era possibile trascrivere su parete un intero libro, abbiamo capito che eravamo gli unici in Italia ad avere un libro su parete, abbiamo capito che era possibile creare una biblioteca a cielo aperto, il che ci è risultato poi molto utile in tempo di Covid e con la pandemia. Aielli è un modello. Queste sono state le parole pronunciate alla stampa e ai giornalisti presenti ieri dal ministro alla cultura del governo Draghi, Dario Franceschini. Aielli con il suo piccolo grande miracolo. Aielli che fa luce sul territorio e adesso anche in Italia, grazie alle parole scritte sulla pietra, incise sulle mura di un borgo montano abruzzese che dopo 32 anni è riuscito a portare a casa sua un ministro. Un pomeriggio entusiasmante che è falso da almanacco per la memoria del sistema marsica. Però ne ho sentito parlare molto tempo, soprattutto da quando, dal 2018, è iniziata questa intelligente iniziativa, prima sui murales. La street art è un settore che nuovo, che crescerà in Italia e nel mondo moltissimo, crescono gli artisti, cresce, è un modo di arricchire i luoghi, di renderli più belli, di metterci arte contemporanea su pareti antiche. Quindi un'iniziativa molto intelligente. E poi questa cosa straordinaria delle scritte, prima Fontamara, scritta tutta a mano, l'abbiamo vista e visitata prima con straordinaria intuizione. I sindaci misurano la qualità della loro azione non soltanto sulle cose che fanno, ma anche sulla capacità che hanno di identificare le idee buone che vengono proposte e distinguere da quelle cattive. Quella era un'idea buona e hai fatto molto bene ad accoglierla e caratterizzare Aielli per questo. Poi la Costituzione, un messaggio molto forte e molto
pedagogico, molto educativo, sarà un luogo, è già e sarà un luogo sempre di più di visita per le scuole. E poi questa cosa molto bella per i 700 anni della morte di Dante. Ad Aieli la cultura italiana, dal senso civico alla letteratura, è scolpita sulla pietra per la gioventù e per tutta la gioventù che verrà. È un grandissimo riconoscimento, 6 anni di lavoro, 6 anni di investimenti sulla cultura che alla fine hanno pagato, perché ci ha scelto il ministro, non l'abbiamo cercato noi, è lui che ha cercato noi. E è un premio, è un riconoscimento, è una benedizione laica, come ho detto, e ci inorgoglisce ovviamente. Il comune di Montesilvano ha vinto il contenzioso con l'ATI che avrebbe dovuto realizzare delle scuole di legno in 2 siti della città. Un verdetto che dà sollievo alle casse comunali e che permette anche di ripianificare il futuro delle 2 aree. Vediamo. Il comune di Montesilvano ha vinto la disputa legale con l'associazione temporanea di imprese CME e ING Lease Italia. L'ATI avrebbe dovuto realizzare 2 scuole di legno in via Inghilterra e via Migliorino di Pietro. Una volta partiti i lavori nel 2012, l'amministrazione presentò alle ditte delle richieste di variante dei progetti per rendere più funzionali le scuole. Da lì iniziarono i problemi con la sospensione dei lavori e l'ATI portò la disputa in tribunale, che si è risolta dopo anni, proprio nei giorni scorsi. Nella sentenza il giudice ha rigettato la domanda di CME, ne ha accertato l'inadempimento e l'ha condannata al pagamento di oltre 87.000 euro a titolo di risarcimento. Da un punto di vista, se vogliamo, economico, eravamo preoccupati, perché una sentenza contraria da quella che è stata sarebbe significato per il comune, insomma, un esborso di denari importante. Invece con questa sentenza sia uno che gli altri aspetti sono superati e noi siamo già al lavoro per ragionare appunto una riqualificazione e una realizzazione di opere appunto in quei siti che possono appunto, come dicevo prima, dare a Montesilvano quello che merita. La pronuncia del Tribunale ora apre nuovi spiragli per le 2 aree. Intanto si provvederà alla demolizione delle strutture che fino allo stop dei lavori erano state messe in piedi, quindi il Comune dovrà decidere a cosa destinarle. Sicuramente la decisione verrà presa collegialmente, quindi a breve riunirò insomma la maggioranza, perché si tratta di una decisione importante. Diciamo che nell'area di via Togliatti, di via Migliorino di Pietro, in realtà si potrebbe proseguire il lavoro iniziato tanto tempo fa con la realizzazione di una scuola che serve in quella zona. Quella di via Inghilterra invece ha diverse opzioni e ragioneremo insieme qual è la più funzionale, la migliore per il territorio. E ora siamo allo sport, ultime ore a disposizione per le squadre di Serie C per completare l'iscrizione al prossimo campionato, fine settimana intenso, specie a Teramo, con contatti continui per il semaforo verde, il servizio di Jacopo Forcella. Si lavora ma è corsa contro il tempo a Teramo per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Mentre arrivano conferme dalle altre piazze della terza serie nazionale delle domande depositate, in casa biancorossa prevale ancora l'attesa. Dopo le news senza fondamento sparse ieri, che non hanno mai trovato conferma alcuna da parte di nessuno all'interno del Teramo, adesso si va verso la stretta finale. Che si stia lavorando per cercare di rispettare tutte le scadenze e gli impegni fuori discussione, che i contatti telefonici siano continui altrettanto. Per iscriversi serve una garanzia fideiussoria da 350.000 euro e andrà versata la somma di 60.000 euro suddivisa tra 5.000 euro di quota associativa alla Lega Pro e 55.000 euro come quota di partecipazione alle competizioni ufficiali. In quella data inoltre i club dovranno essere in regola rispetto a eventuali debiti scaduti alla data del 31 marzo nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla stessa federazione. Assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, che una volta saldati gli emolumenti dovranno firmare le relative liberatorie per il semaforo verde ad uno dei documenti fondamentali per ripartire nel 2021-2022. Lunedì è l'ultimo giorno utile. Iachini, dopo la lettera post rinvio del PEF, sembra essere tornato sui suoi passi. Una mancata iscrizione ridurrebbe a zero le possibilità anche future di un'approvazione del piano economico finanziario. Col sindaco Gianguido D'Alberto, che si è detto pronto nell'ipotesi
l'ipotesi peggiore a prendere in mano la situazione. Ma è altrettanto evidente che nessuno vuole pensare allo scenario paventato dal massimo dirigente biancorosso non più tardi di qualche giorno fa. Che cosa sia cambiato da allora? Difficile saperlo, più semplice ipotizzarlo. Sta di fatto che Iachini in questi giorni pare abbia chiesto sostegno ad alcune personalità per far fronte alla situazione economica e provare a disegnare le linee di sviluppo futuro. Perché, e non è il caso di dimenticarlo, lo stato attuale, quello di cui si sta parlando, è la mera iscrizione al prossimo torneo. Poi ci sarebbe anche da giocarlo, costruendo una squadra competitiva attorno ad un allenatore che per il momento non c'è, ad un direttore sportivo che ha un contratto che scade mercoledì prossimo, per iniziare una preparazione e un ritiro ancora tutti da organizzare. Insomma, manca, se non tutto, quasi, perché molti tesserati della prima squadra stanno prendendo altre strade. Bombaggio, ad esempio, aveva già spedito verso Bari, molti di quelli in scadenza, se non tutti, dovranno essere contattati dopo l'iscrizione per cercare di trovare un accordo ad un nuovo legame, e se così non fosse andrebbero comunque sostituiti. Prossime ore dunque decisive, venerdì a livello di operazioni bancarie è quasi l'ultimo giorno, poi c'è la giornata di lunedì, Iachini conta nelle prossime ore di cercare di sbrogliare la matassa. Andiamo in D, ex giocatori con un comune passato a Pescara, Epifani e Pomante si giocano la finale playoff del girone F domenica pomeriggio alle ore 18. Ulteriore consacrazione per allenatori giovani ma già con grandi qualità. Vediamo. Mister, non è la vittoria, non è il primo posto, però è una finale playoff, la soddisfazione è tanta, ancora di più probabilmente perché è arrivata dopo una stagione complicata. Sì, una stagione interminabile perché siamo al 23 giugno e stiamo ancora giocando partite importanti, perché sì, i playoff sono, magari non ti dà niente, però è sempre un risultato importante che puoi fare, e togliendo il fatto che noi già abbiamo fatto un grandissimo campionato. Di questo già l'ho detto ampiamente nelle interviste precedenti, questa è una squadra che ha fatto veramente un grande campionato con tutte le problematiche e gli infortuni che ha avuto durante l'anno, e adesso ci troviamo a giocare i playoff, ci tenevamo a fare bene anche se nelle ultime tre partite un pochettino avevamo staccato perché abbiamo speso tanto a livello mentale, e oggi ho rivisto la squadra che voleva arrivare in finale nonostante il caldo, nonostante abbiamo incontrato una buona squadra e nonostante dall'altra parte c'era un grandissimo entusiasmo di aver raggiunto i playoff all'ultimo minuto. L'assomiglio molto al mio San Nicolò che ha fatto i playoff negli anni dove siamo arrivati a fare la finale, quindi ho detto ai ragazzi che era una partita molto pericolosa. E detto questo, siamo partiti nei primi tre minuti malissimo, e abbiamo fatto degli errori clamorosi perché di attenzione, e però dopo la squadra ha iniziato a giocare, ha creato e forse potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 16 metri, però sono contento perché non sono mai partite scontate, vinciamo, adesso ci abbiamo tre giorni per recuperare una finale che ce la giochiamo in casa nostra. Spettacolare, penso che la finale playoff è il giusto premio per questi ragazzi e per questa società, che la società in primis non ci ha fatto mancare nulla, lo dico sempre anche nei momenti di difficoltà, e i ragazzi perché hanno fatto tanti sacrifici e si meritano questa finale. Per quanto riguarda la partita è normale che siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio penso meritatamente, poi è normale che l'espulsione di Mazzei ci è un po' agevolato, però ci siamo fatti un po' influenzare dall'espulsione perché paradossalmente stava a giocare il Cinzia, stava giocando meglio in 10 che in 11 e ci ha messo in grossa difficoltà. Poi il secondo tempo sinceramente, a parte il gol del 2-1 loro, non c'è stata partita e siamo stati bravi a chiuderla, e ripeto, sono contentissimo per questi ragazzi. Dopo l'espulsione siamo stati avvantaggiati, però siamo stati bravi noi a chiudere la partita, ad abbassare i ritmi e a gestire la partita nel modo migliore. E giustamente gli ultimi 10 minuti è stato più, la partita è stata più focalizzata sul possesso palla perché giustamente i ragazzi con questo caldo dovevano recuperare, e quindi hanno fatto, io l'ho detto prima, è stata una cavalcata spettacolare, sono stati tre mesi veramente duri, giocare una finale playoff penso che non se l'aspettava nessuno, io per primo, e questo come ho detto prima è il giusto premio per questi ragazzi perché hanno dato l'anima, hanno dato, da quando io sono arrivato dal primo giorno lo dico sempre e non finirò mai di ripeterlo, mi hanno sempre seguito nel bene e nel male, e oggi si vedono i risultati.
Chiudiamo con una notizia di pallavolo. Domenica 27, dopodomani alle 18.30 al Valle Anzuca di Francavilla, in programma l'attesissima gara 2 della finale playoff promozione in A2 tra l'Altino e il Volta Mantovana. Le virgiliane hanno vinto all'andata per 3-2, in caso di successo per 3-1 o 3-0 le abruzzesi sarebbero promosse. Se dovessero vincere invece per 3-2 si giocherebbe il decisivo golden set, l'equivalente del tie break. La gara sarà trasmessa da TV6 sul canale 14 in diretta, con replica lunedì alle ore 21. È tutto per questa edizione del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Appuntamento con la nostra informazione con le prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.